Allora, il protagonista di questa conferenza stampa è il segretario generale di Palazzo Chigi, nonché in questa occasione presidente della commissione che abbiamo istituito qualche mese fa e che ha svolto tutto il suo lavoro, una commissione alla quale abbiamo voluto dare molta importanza. Gli altri componenti della commissione, ringrazio, alcuni sono qui presenti: Magda Bianco, dirigente della Banca d'Italia; Raffaele Cantone, magistrato di Cassazione; Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria; Elisabetta Rosi, magistrato di Cassazione; e Giorgio Spanger, professore ordinario di procedura penale. Commissione che ha lavorato per alcune settimane e ha svolto un lavoro molto importante. Il lavoro è questo, quindi è pronto. Mentre siamo qui, questo lavoro adesso verrà presentato e verrà messo online direttamente, quindi sarà facilmente recuperabile. Per una moderna politica antimafia, il rapporto che avevamo chiesto alla Commissione era finalizzato a elaborare le proposte che sono necessarie, molto concrete, per mettere in campo politiche di contrasto ai fenomeni della criminalità e dell'illegalità, in particolare un contrasto legato all'aggressione contro i patrimoni criminali. Crediamo che questa giornata oggi sia particolarmente utile e importante, e sia utile e importante, grazie, e la presentazione di questo rapporto proprio oggi, proprio perché in questi ultimi giorni purtroppo abbiamo avuto di nuovo la riemersione di minacce, la riemersione di un fenomeno anche dal punto di vista appunto delle minacce pubbliche e delle minacce conosciute dall'opinione pubblica che necessita, e credo che sia utile questa occasione, risposte che siano risposte assolutamente all'altezza della sfida. Lo dico perché voglio cogliere l'occasione per esprimere qui solidarietà profonda nei confronti del PM Di Matteo, solidarietà profonda nei confronti del Presidente Grasso, Presidente del Senato, che in queste ultime ore sono stati di nuovo oggetto di minacce terribili, rispetto alle quali il lavoro che qui presentiamo è parte di una volontà assolutamente determinata del Governo nei prossimi giorni, rapidamente, di far sì che questo lavoro che qui viene presentato diventi in parte o tutto atti concreti, azioni concrete di governo. Però dicevo, il mio ruolo, il nostro ruolo, insieme al Vicepresidente Alfano, era semplicemente di aggiungere che noi abbiamo istituito questa commissione. Questa commissione ha lavorato alla Presidenza del Consiglio. Verranno qui adesso presentati tutti gli aspetti concreti che hanno a che vedere con i contenuti. Noi non aggiungiamo altro e non voglio aggiungere altro, proprio perché noi dobbiamo rispondere poi degli atti che diventeranno concretamente atti di governo, cosa che avverrà nei prossimi giorni. Quello che però voglio, in conclusione, su quale voglio insistere, è che la lotta alla mafia, l'aggressione ai patrimoni della criminalità rappresenterà sicuramente una delle chiavi del lavoro di questo anno di governo. Rappresenterà una delle chiavi, uno dei pilastri dell'azione del governo, perché riteniamo che in questo momento dare un segnale molto forte e avere atti, gesti che abbiano delle conseguenze molto concrete è fondamentale, non soltanto per un tema di etica, per una questione democratica, per una questione alla quale teniamo moltissimo di rispetto nel nostro paese della democrazia e delle istituzioni, ma anche perché è fondamentale nel momento nel quale chiediamo e cerchiamo di rendere il nostro paese più competitivo, è fondamentale che sulle questioni essenziali legate al contrasto ai patrimoni e alla finanza criminale si sia in grado di avere una lotta senza quartiere. Questo vale su molti temi, ne parlerà il Presidente della Commissione Garofoli, gli potrete fare tutte le domande che vorrete, perché credo che sia in grado di rispondere su ogni virgola di un rapporto che ormai è stato scandagliato in tutti gli aspetti dalla Commissione, e sarà a questo punto, diventerà
nell'arco dei prossimi giorni atti concreti di governo. Dentro ci sono cose molto importanti, sia che riguardano i temi della confisca, sia i temi che riguardano la questione del buon utilizzo dei beni confiscati, che rappresenta sicuramente uno dei grandi problemi. C'è l'indicazione dell'inserimento dell'autoriciclaggio dentro il nostro sistema di aggressione, di repressione. Ritengo che questa sia un'indicazione importante che facciamo sicuramente nostra, più vari altri ragionamenti che hanno a che vedere con strumenti che sono legati a misure di repressione personale in alcuni casi, e naturalmente anche a un altro dei temi particolarmente importanti in questo campo, che è quello molto importante sullo scioglimento degli enti territoriali legati appunto alla criminalità e alla mafia. Però, ripeto, il mio compito qui è semplicemente, e mi fermo qui, quello di dare un ringraziamento ai componenti della Commissione. Lascio la parola al Vicepresidente Alfano, perché questo è un lavoro che riguarda il Governo nella sua collegialità. Molte di queste materie sono materie che avranno a che vedere poi con il lavoro di attuazione del Vicepresidente Alfano, Ministro degli Interni, e ribadisco un punto: impegno 2014, il lavoro che in questo anno metteremo a punto, avrà su questo punto, vedrà un impegno senza quartiere da parte del Governo, e questo è in linea, credo, con uno spirito che nel Paese oggi è profondamente determinato a far sì che attorno a questi temi si riescano a raggiungere dei risultati molto molto importanti. Angelino. Grazie, sono molto soddisfatto del lavoro che ha svolto la Commissione presieduta dal consigliere Garofoli, dal segretario generale di Palazzo Chigi, che è anche un giurista ed un grande esperto della materia. La esperienza italiana è un'esperienza di avanguardia. Durante il G8 del 2009 la legislazione italiana fu presa a modello per le linee guida di contrasto al fenomeno mafioso internazionale, perché la direttrice di marcia è che non c'è una possibilità per contrastare il crimine internazionale che non sia un contrasto internazionale. Al crimine internazionale si risponde con un contrasto globale, con una grande cooperazione di polizia. Perché il modello italiano ha fatto scuola? Perché è stato fondato su 5 asset di successo. Il primo, la cattura dei latitanti. La cattura dei latitanti è un'eccellenza italiana. Da quando noi ci siamo insediati abbiamo catturato 53 latitanti, alcuni della lista dei più pericolosi, e questo è un grande risultato perché non sono passate 53 settimane dall'avvio del governo, eppure le catture dei latitanti sono 53, quindi viaggiamo ad un ritmo di più di uno a settimana. Il secondo aspetto segue la grande intuizione di Giovanni Falcone: se vuoi contrastare la mafia devi seguire il flusso dei soldi. Qui è nata una legislazione molto molto penetrante che ha avuto i due pilastri principali nei sequestri e nelle confische dei patrimoni e nella creazione dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. E l'idea, la cifra etica di tutto questo è che i soldi sequestrati alla mafia e alle mafie vengono utilizzati contro le mafie, ossia vengono dati al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia per poter finanziare esattamente quelle strutture che contrastano la criminalità organizzata. L'ultimo esempio si è determinato nell'ambito della legge di stabilità. Voi tutti sapete che i soldi del Fondo Unico Giustizia, ossia di quel fondo creato dai sequestri, poi confische, dei patrimoni liquidi mafiosi, ha determinato il finanziamento di indennità nei confronti delle forze di polizia. Altro punto qualificante è la tenuta del carcere duro. Il quarto elemento qualificante è la prevenzione delle infiltrazioni nella pubblica amministrazione ed infine, quinto punto, la prevenzione della infiltrazione negli appalti. Per quanto riguarda quest'ultimo, io
cito come punto di eccellenza del sistema Italia quella declinazione sussidiaria, chiamiamola così, del valore della sicurezza attraverso il sistema di protocolli e della compartecipazione della società civile alla prevenzione nel sistema degli appalti. E ancora ieri abbiamo firmato con Confindustria al Viminale un protocollo che prevede un protagonismo ulteriore delle associazioni di categoria nell'accelerazione delle procedure per il rilascio della certificazione antimafia, avente al centro proprio un protagonismo di Confindustria e delle associazioni di categoria nel rapporto con le prefetture. Queste leggi hanno ovviamente una loro collocazione nel tempo. A 5 anni dal quell'assetto legislativo che ha prodotto ottimi risultati, è importantissimo il lavoro che è stato fatto e che ha prodotto quel bel volume che oggi si è qui a presentare, ossia un rafforzamento, un aggiornamento, una ulteriore validazione, una più penetrante azione di contrasto alla criminalità organizzata in tutti gli ambiti che abbiamo appena descritto. È evidente che alcuni ambiti si affrontano in ambito legislativo ordinario, altri, non voglio fare qui l'esempio del carcere duro, ma lo è attraverso una sua severa gestione pratica, e alcuni strumenti vanno ulteriormente aggiornati. Si riferiva il Presidente per esempio all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, oppure ai meccanismi di controllo delle infiltrazioni nella pubblica amministrazione, o ancora per quanto riguarda l'argine alla infiltrazione nell'ambito del sistema degli appalti pubblici e delle gare in generale. Io penso che sul contratto di governo il tema legalità sarà l'altro aspetto del tema sicurezza. Sicurezza e legalità viaggiano insieme, ed il contrasto al crimine, il contrasto alle mafie, che devo dire in questi mesi di governo ha avuto alcune novità importanti, è un punto assolutamente fondamentale. Voi sapete che per decreto è stato inserito dal governo un nuovo reato per quanto riguarda il contrasto ai crimini tipici nella terra dei fuochi, e cioè quello che riguarda alcune modalità di incendio, ed è stato immediatamente applicato dalla magistratura. Abbiamo introdotto leggi importanti che hanno riguardato furti che incidono nelle nuove che sono alla base di nuove forme di criminalità organizzata e che appaiono non particolarmente di appeal all'opinione pubblica, ma le aziende sanno benissimo cosa significa, per esempio sui furti di rame, e la magistratura li ha immediatamente utilizzati. Cioè, in questi mesi di governo noi abbiamo tracciato una strada di severa, dura lotta alla criminalità organizzata e abbiamo già avuto alcuni risultati. Penso che con il rafforzamento dell'apparato normativo, della strumentazione normativa, e per il quale rafforzamento ci gioveremo senz'altro dell'eccellente lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal consigliere Garofoli, noi possiamo dire che questo governo è all'avanguardia nel contrasto alla criminalità organizzata e nei risultati ottenuti. Roberto. Grazie Presidente. Come è stato detto, la Commissione è stata costituita dal Presidente Letta alcuni mesi fa, è composta da giuristi, i colleghi Cantone, Gratteri e Rosi, il professor Spanger, ma anche da economisti che sono tornati molto utili all'analisi svolta, in particolare la dottoressa Bianco, dirigente della Banca d'Italia. Una premessa iniziale, poi vengo subito all'illustrazione delle principali misure che la Commissione ha formulato. Innanzitutto l'ambito, diciamo, delle analisi e l'ambito delle proposte. La Commissione si è occupata della criminalità organizzata di tipo mafioso in particolare. Si è occupata di questo e non si è occupata dei reati, dei fenomeni delinquenziali che, pure non estranei all'attività delle organizzazioni mafiose, hanno una loro, per così dire, autonomia. Non si è occupata quindi degli illeciti ambientali, non si è occupata dei reati societari, oggi sottoposti ad una disciplina che pure ad avviso della Commissione merita un rafforzamento, ma è il tema centrale dei lavori della Commissione, quello appunto
della elaborazione di misure di contrasto alla criminalità organizzata, in specie di tipo mafioso. Ancora una premessa: la Commissione, prima ancora di svolgere, per così dire, le sue analisi, le sue riflessioni e di formulare le sue proposte, ha elaborato un convincimento, quello cioè per cui la criminalità organizzata di tipo mafioso va ormai apprezzata come fenomeno non soltanto di tipo delinquenziale, ma come fenomeno economico nel nostro Paese. È una convinzione attestata da una serie di dati che attengono anche dati ormai acquisiti nel dibattito scientifico, nelle analisi svolte anche di tipo internazionale. È un dato ricavato dalle dimensioni economiche raggiunte dalle organizzazioni criminali mafiose nel nostro Paese, è un dato attestato dalla sicura capacità delle organizzazioni mafiose di sortire un effetto di freno allo sviluppo di intere aree del territorio, è un dato attestato dalla sicura capacità delle organizzazioni mafiose di insinuarsi nel tessuto economico sano del Paese, alterandone le regole, distorcendone le regole, in specie quella della concorrenza, è un dato acquisito dalla sicura capacità delle organizzazioni mafiose di infiltrarsi nel tessuto istituzionale e politico del Paese, anche questo attestato da alcuni, appunto, dati che la Commissione ha raccolto, ma peraltro già noti, appunto, al dibattito e alle analisi. Alcuni dati soltanto per mettere a fuoco questo punto di partenza dal quale la Commissione ha preso, appunto, le mosse, quello cioè secondo cui la mafia deve essere considerata come un fenomeno economico oltre che un fenomeno criminale delinquenziale. Faccio e mi dilungo su questa premessa ancora due secondi perché, come dirò di qui a poco, è proprio valorizzando questa premessa che la Commissione ha elaborato il rapporto, ha elaborato le analisi e ha individuato i principali, per così dire, capitoli su cui impegnarsi e le principali misure da proporre al dibattito, ma soprattutto alle valutazioni delle autorità di governo. I ricavi delle organizzazioni mafiose ormai, ancorché non manchino oscillazioni al riguardo nelle metodologie usate, sono ricavi molto significativi. Ecco, si va da stime che attestano ricavi di 18 a stime che giungono a ricavi di 30 miliardi per le mafie nel nostro Paese. Qualcuno ritiene che il solo ricavo del traffico degli stupefacenti ammonti a 25 miliardi annui, naturalmente esentasse. La dimensione economica della criminalità organizzata mafiosa nel nostro Paese è peraltro attestata anche dalla consistenza del valore dei beni confiscati, appunto, alle mafie. Solo nel 2012 sono stati confiscati beni per oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro, ecco, per le sole confische di prevenzione. Anche la capacità di insinuarsi nel tessuto economico sano del Paese è un dato ormai acquisito. Il procuratore nazionale antimafia Roberti, che abbiamo sentito nel corso delle plurime audizioni che abbiamo svolto, ci ha riferito che nell'ultimo biennio le denunce per usura sono aumentate del 155%, con tutti i rischi che naturalmente il fenomeno dell'usura comporta in termini di, appunto, inquinamento dell'economia pulita. Anche il tessuto istituzionale risulta infiltrato dalle organizzazioni mafiose, come attestato dal numero importante degli scioglimenti degli enti territoriali. Negli ultimi anni, ecco, 230 scioglimenti degli enti territoriali. Proprio muovendo da questa considerazione attenta al rilievo economico del fenomeno mafioso, la Commissione, vengo all'illustrazione delle principali misure, ha ritenuto che un contrasto effettivo, moderno, una politica moderna, antimafia, vada svolta non soltanto rafforzando la repressione personale, ma anche puntando, appunto, su misure che aggrediscano i patrimoni delle mafie,
e che consentano poi una adeguata gestione e destinazione dei beni confiscati, da considerare come occasioni per la riaffermazione della legalità e per il rilancio socio-economico nelle aree afflitte dal fenomeno mafioso, sicché il primo capitolo sul quale ci siamo dedicati è quello del contrasto ai patrimoni. Ecco, è necessario ancora che siano introdotte nuove misure volte a recidere i legami tra le mafie e l'economia, ed è il secondo capitolo su cui la Commissione si è soffermata. È necessario introdurre misure volte a irrobustire, per così dire, il contrasto, o meglio, misure volte a recidere i legami tra mafie e istituzioni pubbliche, è il terzo capitolo. Ecco, ancora è necessario irrobustire la repressione personale, come dicevo, è il quarto capitolo del rapporto. Infine, la Commissione ha ritenuto che si debba por mano in maniera sperimentale ma organica e strutturata e non più occasionale al legame che senza dubbio sussiste tra criminalità, questa non certo soltanto mafiosa ma tutta, e arretratezza, ecco, urbana, economico-sociale che affligge alcune aree del paese. L'ultimo capitolo del rapporto è dedicato quindi al tema dei collegamenti stretti tra degrado di alcune aree, penso a Scampia, Zen, ma anche ad aree meno note, e moltiplicarsi del fenomeno criminale. Ora passo a indicare le principali misure capitolo per capitolo. Per quanto riguarda l'aggressione ai patrimoni, la Commissione si è soffermata innanzitutto sull'attuale sistema delle misure di prevenzione patrimoniale. Come dicevo, la confisca di prevenzione patrimoniale ha nel 2012 fornito risultati importanti, sono stati confiscati beni per oltre 1 miliardo e 200 milioni. Si tratta di un meccanismo importantissimo nel contrasto patrimoniale, ma che va rafforzato. La Commissione propone innanzitutto di rafforzare il momento della, ecco, indagine e della proposta della misura di prevenzione patrimoniale, riconoscendo questo potere anche, ecco, al procuratore nazionale antimafia, oltre che ai soggetti che oggi dispongono di questo potere di proporre la misura di prevenzione patrimoniale. Propone anche di assicurare un maggiore raccordo tra i soggetti che oggi sono titolari del potere di proposta, il procuratore, il questore, il direttore della DIA a livello territoriale. E propone ancora, sempre per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, che si incida sulla durata, ecco, dei processi di prevenzione patrimoniale. Oggi la durata media è troppo lunga, abbiamo una durata media di circa 7-8 anni e questo comporta un rischio evidentissimo, il rischio che il bene sequestrato, come dire, si depauperi fino al momento di chiusura del processo di applicativo della confisca, del processo di prevenzione, comporta un rischio anche di costi enormi di gestione del bene sequestrato. Sicché la Commissione propone alcune misure volte ad abbattere i tempi del processo applicativo della confisca di prevenzione. Una sezione importante di questo primo capitolo, quello dell'aggressione ai patrimoni, è dalla Commissione, come il Presidente ricordava, dedicato al tema della gestione e della destinazione dei beni confiscati. È un tema importantissimo, ecco, i numeri sono importanti, i numeri dei beni confiscati, sono al contempo molto preoccupanti, perché i dati ci attestano che il 90% delle aziende sequestrate giunge in stato di decozione al momento della confisca e che quindi qualche criticità nel funzionamento del sistema odierno di gestione e destinazione, qualche significativa criticità sussiste e che è necessario quindi porre rimedio a queste difficoltà, che sono difficoltà strutturali e organizzative, cioè difficoltà dell'agenzia ad espletare i numerosissimi compiti che la legge alla stessa assegna, ma sono difficoltà anche derivanti dagli oneri che, a partire dal sequestro dell'azienda, l'azienda deve sostenere per
portare avanti il processo di riemersione alla legalità. Oneri derivanti, per esempio, dalla necessità di regolarizzare i dipendenti, dalla necessità di mettersi, per così dire, ecco, di rispettare la normativa a tutela dei lavoratori, la normativa antinfortunistica, la normativa riguardante la tutela della salute dei lavoratori. La Commissione propone una serie di misure di sostegno, appunto, dell'impresa dal momento del sequestro, perché quel 90% di fallimenti, che significa 90% di, come dire, occasioni perse per lo Stato, occasioni anche di incasso erariale perse per lo Stato, possa abbattersi. Il secondo capitolo è quello delle misure volte a recidere i legami tra criminalità mafiosa ed economia. Vi è un vuoto, ad avviso della Commissione, nel nostro ordinamento, ed è il vuoto costituito dalla mancata previsione della fattispecie di autoriciclaggio. Nel nostro ordinamento l'articolo 648 bis del codice penale prevede la punibilità per riciclaggio soltanto del soggetto che non abbia commesso, non abbia concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i profitti, ecco, il denaro impiegato nell'attività economica. Questo rende non punibile l'autore dell'organizzazione del reato mafioso, l'autore del reato presupposto. Ad avviso della Commissione, ecco, si tratta di un vuoto che è necessario colmare proprio nell'obiettivo di evitare che le mafie inquinino, appunto, e continuino ad inquinare il sistema economico. È un vuoto che gli organismi internazionali da tempo ci chiedono di colmare, l'OCSE, ecco, il Fondo Monetario Internazionale, di recente la Commissione Speciale che ha operato fino a novembre del 2013 nell'ambito della Commissione Europea. È un vuoto che alcuni altri paesi non presentano, perché l'autoriciclaggio è fattispecie contemplata negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nel Belgio, anche in Francia, ancorché lì sulla base di un'estensione giurisprudenziale e non di un'esplicita previsione incriminatrice. La seconda, quindi, il secondo capitolo è quello delle misure volte a recidere i rapporti tra mafia ed economia, e tra queste misure la più significativa, non l'unica, è quella dell'introduzione dell'autoriciclaggio. Il terzo capitolo è quello delle misure che devono incidere sui rapporti non tra mafia ed economia, ma tra mafia e tessuto istituzionale, tra mafia e istituzioni pubbliche. E qui, come diceva il Presidente, assume un'importanza, ecco, fondamentale la disciplina degli scioglimenti degli enti territoriali. È una disciplina che funziona, ma è una disciplina che presenta talune criticità, come dimostra per esempio il fatto che spesso il comune sciolto viene risciolto, il che dimostra che la gestione commissariale spesso non risolve i problemi di mafiosità, ecco, che quel comune presenta e che hanno giustificato il primo scioglimento. La Commissione formula una serie di proposte, fra le quali innanzitutto l'ampliamento dei soggetti che possono essere colpiti dallo scioglimento, in particolare l'estensione dello scioglimento anche ai soggetti partecipati dei comuni, per esempio le società partecipate. Ecco, ancora la Commissione suggerisce la necessità, l'opportunità che ci sia una maggiore specializzazione professionale dei commissari e che i commissari svolgano la loro attività full time e non part time, attesa la difficoltà di queste gestioni commissariali. La Commissione propone ancora che dopo la conclusione della gestione commissariale possano continuare ad applicarsi delle regole di cautela, in specie quella che impone al comune di utilizzare la stazione unica appaltante per almeno un quinquennio successivo alla chiusura della gestione commissariale, ancora quella che estende il periodo di incandidabilità. La Commissione propone che i soggetti colpiti dal decreto, appunto, di scioglimento siano incandidabili per lo stesso periodo, ecco, due tornate elettorali e non meno di 6 anni, che la legge Severino ha previsto per altre figure, per altri soggetti. E l'altro profilo
per quel che riguarda questo capitolo dei rapporti tra mafie e istituzioni pubbliche su cui la Commissione si è soffermata è quella del voto di scambio politico-mafioso, quella del 416 ter. La Commissione qui ha svolto solo alcune appunto riflessioni nella consapevolezza che si tratta di un tema questo, ecco, su cui il Parlamento è in uno stadio avanzato appunto di analisi e di elaborazione di un'ipotesi normativa di ampliamento dell'odierna previsione incriminatrice di cui all'articolo 416 ter. La Commissione ha svolto alcune riflessioni, direi in linea con l'ultima formulazione appunto che il Senato ha fatto propria. Il quarto capitolo, e sono davvero in dirittura d'arrivo, è quello del rafforzamento degli istituti classici della repressione personale. Su questo la Commissione si è soffermata innanzitutto sul livello delle pene previste per il reato di cui al 416 bis. In particolare la Commissione ha posto all'attenzione delle autorità di governo un divario fra livello sanzionatorio oggi previsto per l'associazione mafiosa e livello sanzionatorio oggi pure previsto per altri fenomeni associativi, in particolare quello di cui all'articolo 74 del DPR 390, che prevede l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Le pene previste per quest'ultima associazione sono molto più alte delle pene oggi contemplate per l'associazione mafiosa di cui al 416 bis, sicché la Commissione, ecco, pone il tema della ragionevolezza e della, come dire, proporzionalità di questo divario così significativo di livelli sanzionatori. La Commissione ha poi esaminato il tema, sempre nell'ambito di questo quarto capitolo, il tema della disciplina dei collaboratori di giustizia. È un tema che ci è stato segnalato nel corso delle audizioni, per esempio dal prefetto Panza, dal capo della Polizia. È un tema che va considerato tenendo conto delle dimensioni raggiunte dal fenomeno. Al giugno del 2013 i collaboratori di giustizia erano 1.124, cui si aggiungono i 4.179 familiari, importanti perché anche ai familiari, come noto, si estendono le misure di protezione. È un fenomeno che per le sue dimensioni quantitative sta creando alcune difficoltà o disfunzioni organizzative che ci sono state segnalate dal comandante Gallitelli, dal capo della Polizia Panza. E basti un dato: nel 2013 sono stati effettuati 6.758 accompagnamenti di collaboratori di giustizia interessati, come noto, da plurime vicende processuali. Questo determina un dispendio enorme e anche rischi alla sicurezza appunto di chi effettua e degli stessi collaboratori di giustizia. La Commissione propone di robustire il meccanismo dell'esame a distanza, di renderlo obbligatorio il meccanismo dell'esame a distanza anche per l'ipotesi in cui il collaboratore sia imputato nel processo. Ancora per quanto riguarda i collaboratori di giustizia, e poi chiudo, la Commissione ha espresso alcune, come dire, dubbi, anche facendo proprie le sollecitazioni del procuratore nazionale Roberti nell'audizione che abbiamo svolto con lo stesso, alcuni dubbi sulla rigidità di quel meccanismo temporale che oggi regola la raccolta delle dichiarazioni del collaboratore, i 180 giorni entro i quali le dichiarazioni devono essere appunto acquisite al verbale cosiddetto illustrativo, pena l'inutilizzabilità processuale, in specie dibattimentale, di quelle dichiarazioni. Si è proposto, la Commissione ha suggerito, un meccanismo che, senza nulla togliere appunto alle esigenze sottese a quella previsione temporale, garantisca a certe condizioni, pure rigorose, un margine di l'introduzione di un margine di, per così dire, flessibilità.
L'ultima sezione, infine, che per quanto riguarda il capitolo della repressione personale classica, la Commissione ha esaminato, è quella del 41 bis, del carcere detentivo speciale. Anche su questo si tratta di un istituto che, come è noto, è di fondamentale importanza per assicurare un assoluto isolamento dei leader criminali rispetto al mondo, appunto, di provenienza e di appartenenza. È un meccanismo già rigoroso. La Commissione formula alcune, ecco, proposte, tra cui in particolare quella dell'istituzione di, se non di istituti ad hoc specializzati, di sezioni molto più specializzate, ecco, adibendo alle stesse personale, appunto, più specializzato, che assicuri, appunto, quell'effetto di assoluto isolamento che integra, appunto, la ratio e l'esigenza sottesa a quella disciplina. L'ultimo capitolo è quello delle misure, appunto, volte ad abbattere quel degrado urbano e socioeducativo che costituisce fonte di alimentazione della criminalità. Naturalmente quest'ultimo capitolo non è limitato alla criminalità organizzata di tipo mafioso, perché il degrado alimenta la criminalità tutta, non soltanto la organizzata e la mafiosa, ma non c'è dubbio che le organizzazioni criminali hanno, appunto, una fonte di approvvigionamento importante in aree afflitte dal degrado. E al riguardo la Commissione propone una sperimentazione al governo, cioè propone di sperimentare programmi organici che, con la collaborazione degli enti territoriali, possano incidere, garantiscano di incidere su queste aree afflitte più di altre da forme di degrado di diverso tipo, di arretratezza, appunto, nell'intento di non di neutralizzare, ma di ridimensionare, appunto, questa arretratezza e quindi questo legame che senza dubbio, ecco, sussiste tra, appunto, degrado e criminalità e alimentarsi del fenomeno criminale. Io, sottosegretario, mi fermerei. Grazie. Ci sono domande? Prego. Pronto? Sì. Francesco Grignetti, della Stampa. Consigliere, a proposito delle confische, noi sappiamo che c'è un forte divario tra sequestri e confisca poi formalizzata. Ci conferma i numeri e quali potrebbero essere, come dire, le soluzioni che voi proponete? Rispondo subito. Come dicevo, c'è un fortissimo divario tra, appunto, il sequestro e la confisca. E si tratta di un divario che attiene tanto ai sequestri e alle confische di beni immobili quanto ai sequestri e alle confische di aziende. Come dicevo, per questi ultime, le aziende, il divario è fortissimo, perché il 90% delle aziende sequestrate non, come dire, giunge alla confisca in stato di sostanziale fallimento ed decozione. È bene, come dire, evidenziare che questo è il frutto di una serie di fattori e di una serie di criticità che l'azienda sequestrata incontra. Dal momento del sequestro, normalmente le aziende si vedono, per così dire, interrompere i flussi di finanziamento bancario. Le aziende si vedono spiccare azioni esecutive e monitorie da parte dei creditori, che non possono più confidare sul, per così dire, riferimento mafioso della precedente organizzazione, ormai ancorché temporaneamente sottratta alla mafia. Le aziende perdono talvolta il mercato di riferimento, ma soprattutto le aziende sono costrette, la gestione, ecco, questa volta statuale dell'azienda, è tenuta a sostenere oneri molto ingenti, che sono gli oneri della riemersione alla legalità, cioè gli oneri della regolarizzazione dei rapporti di lavoro, gli oneri contributivi, gli oneri dovuti all'adozione necessaria delle misure previste e prescritte dalla tutela, per esempio, antinfortunistica. Tutte queste difficoltà, peraltro, sono potenziate dal lasso temporale molto ampio che spesso intercorre tra il momento del sequestro e il momento della confisca. Abbiamo casi, ecco, importanti di lassi temporali eccessivi, casi in cui sono trascorsi 15 anni dal momento del sequestro al momento della confisca definitiva, e capite che è
quasi impossibile una gestione statuale di aziende in quelle condizioni così difficili per un lasso temporale così consistente. E parliamo di un fenomeno che non va ovviamente banalizzato, parliamo di aziende importanti, talvolta aziende del valore di diverse centinaia di milioni di euro. È stata confiscata l'anno scorso in Sicilia un'azienda stimata attorno al miliardo di euro, una sola azienda, quindi parliamo di un fenomeno importantissimo, di un fenomeno che, se adeguatamente gestito, diventa per lo Stato un'occasione importante di riaffermazione della legalità, ma anche, ecco, considerata l'odierna destinazione delle aziende, che come noto sono destinate alla vendita o all'affitto, diversamente dai beni che hanno, per i quali è prevista una destinazione sociale, si tratta di una perdita anche finanziaria per lo Stato. La Commissione ha proposto una serie di misure di sostegno che troverete nel rapporto e che sono misure appunto volte ad incidere sulle criticità di cui ho parlato e che ho provato in pillole a indicare. Marzano Telenorba, mi chiedevo se avete pensato anche alla situazione dei non collaboratori, dei testimoni di giustizia, quei privati o anche industriali che decidono di denunciare. Abbiamo visto recentemente in televisione, ci sono delle gravi lacune, non vengono tutelati, se è previsto un sostegno. E poi, visto che parlava di voto di scambio, che si sta discutendo di legge elettorale, se avete pensato di dare delle dritte, quindi ovviamente preferenze non vanno bene, vanno meglio le liste, insomma. Ho capito. Ma quando loro hanno cominciato neanche se ne parlava. Dunque, per quanto riguarda il tema dei testimoni e più in generale delle vittime di mafia, ecco, la Commissione non è stato oggetto di un apposito approfondimento. La Commissione ha suggerito e ha auspicato un rafforzamento della odierna disciplina di protezione dei collaboratori e dei testimoni. La Commissione non ci ha lavorato, ma se posso dire, il Governo sta lavorando a questo. E il governo non ignora peraltro che vi è un'esigenza di protezione riguardante soggetti che non sono riconducibili né all'una né all'altra delle due categorie, quella dei collaboratori di giustizia e quella dei testimoni di giustizia. Ci sono soggetti che non sono collaboratori, che non sono testimoni, ma che vogliono staccarsi, per così dire, dagli ambienti familiari da cui provengono e che tuttavia oggi nell'ordinamento non incontrano nessuna forma di tutela, neanche quella del cambio anagrafico. È un tema su cui il Governo, anche su sollecitazione di Libera e di Don Luigi Ciotti, che abbiamo ascoltato e con cui c'è un confronto molto frequente, ecco, sta lavorando. Quanto al tema del voto di scambio, noi abbiamo lavorato soltanto al voto di scambio, cioè al voto, ecco, di scambio come fattispecie penale. Abbiamo svolto alcune osservazioni che sono quelle di cui provavo prima a dire, che ho prima sintetizzato. Non ci siamo ovviamente occupati della materia elettorale. Marco Ludovico del Sole 24 Ore. Volevo sapere se avete affrontato il tema della Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, nel senso di rivedere il suo funzionamento. È un dibattito che c'è stato più o meno in corso, se è stato valutato. E poi, più banalmente, il Presidente del Consiglio ha detto che presto ci saranno atti concreti frutto di questo lavoro. Di cosa si tratta? Per quanto rispondo alla prima, sulla seconda lascio la parola al sottosegretario, sulle iniziative che il governo riterrà di adottare a valle dei contributi di idee di questa commissione. Ecco, per quanto riguarda l'agenzia, la commissione ci ha lavorato a fondo al tema dell'agenzia. È un tema importante, è un tema delicato. L'agenzia presenta delle indubbie criticità, del resto sono criticità espresse a più riprese dallo stesso capo dell'agenzia.
e un'agenzia che la legislazione più recente dal 2010 ad oggi ha investito di competenze enormi. Basti pensare che l'Agenzia del Demanio, prima che alla stessa subentrasse l'Agenzia dei Beni Confiscati, si occupava della gestione del bene dalla confisca definitiva in poi. Oggi l'Agenzia dei Beni Confiscati si occupa del bene già dal sequestro, coadiuvando l'amministratore giudiziario, e poi a partire dalla confisca di primo grado prendendo in carico il bene. E ciò posto, l'agenzia presenta oggi delle criticità, per così dire, strutturali che la Commissione ha posto in evidenza, criticità che attengono all'organico innanzitutto. Oggi è un organico di 30 persone, ma in organico ce n'è una sola. Tutte le altre sono persone prese in prestito da altre amministrazioni, sono comandati, che peraltro spesso l'agenzia non riesce a trattenere all'esito del comando, con dispersione di professionalità e specializzazioni che nelle more si formano, e quindi la Commissione propone un rafforzamento forte di questa agenzia e propone anche un maggiore coinvolgimento nell'indirizzo e nel controllo di questa agenzia di soggetti istituzionali le cui competenze sono interessate dall'attività dell'agenzia. È un'attività, quella dell'agenzia, che involge materie di competenza della giustizia, del MISE, del Ministero del Lavoro, e quindi la Commissione propone anche un maggiore coinvolgimento delle altre amministrazioni nella governance, nel consiglio direttivo, e anche un maggiore coinvolgimento della stessa Presidenza del Consiglio. Per la seconda giustificata domanda, loro si renderanno conto che se un governo istituisce una commissione di studio non lo fa per attività accademiche o scientifiche, anche se il prodotto può poi dopo essere anche buono sotto quel profilo. Come accennava il Presidente del Consiglio, noi volevamo avere una base di conoscenza e di competenze approfondite, tenuto conto che il fenomeno affrontato è molto complesso, quindi richiede competenze per poter essere affrontato in maniera efficace, e abbiamo avuto questo ottimo lavoro. Gli uffici legislativi stanno già lavorando, hanno un po' come dire, seguito anche la parte finale dei lavori della Commissione, gli uffici legislativi ovviamente dei ministeri maggiormente interessati allo Stato, quindi oltre che quello della Presidenza, quello della Giustizia, quello dell'Interno. E direi che, come ha detto il Presidente, se non nei prossimi giorni, intesi per giorni due o tre, ma sicuramente nelle prossime, direi un paio di settimane, dovremo avere, oggi non sono in grado di dire se uno o più provvedimenti normativi, questo lo vedremo nel momento in cui il Governo sceglierà le norme, gli suggerimenti da tradurre in norme, e quindi a quel punto saremo in grado anche di definire la composizione del testo normativo. Grazie. Sì, consigliere, sono Fabrizio Caccia del Corriere della Sera. Volevo solo chiederle, da profondo conoscitore, da esperto della materia, cosa le suggeriscono le ultime parole di Totò Riina, insomma, cosa ha pensato quando ha letto certe cose. Grazie. Ma io ho pensato quello che ha pensato il Presidente, che il Presidente ha detto in apertura, quindi una grandissima solidarietà ai magistrati che sono bersaglio, per così dire, di queste aggressioni minacciose di Riina al Presidente Grasso, al Presidente del Senato, e naturalmente questo chiama in discussione il tema dell'isolamento ancora più robusto dei leader mafiosi e più in generale del rafforzamento del sistema repressivo. Allora, grazie a tutti e buon lavoro.